ragazzi, ed eccoci qua in un nuovo video. Come state vedendo, non ho più dietro le mie spalle il blue screen. Questo è appunto il mio primo video, che dove vedete più o meno la mia stanza. Questo non è perché stiamo abbandonando comunque il blue screen, ma stiamo creando nuovi contenuti, e per fare questi nuovi contenuti non ci serve appunto il blue screen. Infatti oggi andremo a fare la recensione di un manga che è Haikyuu. Questo è il manga e andremo a recensirlo appunto, e tutte le informazioni più importanti spunteranno qua. Infatti ci sarà un banner dove vi verrà detto quanto costa, se è ancora in corso la casa editrice e cose varie. Io le dirò lo stesso nel video, però se volete andarlo a vedere subito le metterò in questo banner. Ma iniziamo subito. Questo manga è scritto e disegnato da Rui Kifurudate e lo troviamo su Jump dal febbraio 2012. Ma passiamo alla trama. Allora, Shōjin Hinata è uno dei due protagonisti, che da piccolo vede una partita di pallavolo e si pone l'obiettivo di diventare da grande il piccolo gigante, che è il soprannome dato a un ragazzo che era bassino, come appunto Hinata, che però riusciva a schiacciare ed era l'asso del liceo Karasuno. E invece Tobio Kageyama, lui è molto più alto e molto più portato rispetto a Hinata nella pallavolo. Infatti loro si incontrano in una partita in terza media, dove appunto la squadra di Tobio batte molto facilmente la squadra di Hinata. Hinata al liceo va appunto al liceo Karasuno per fare l'asso come il suo idolo, appunto il piccolo gigante, e ci trova anche Tobio. Quindi i due rivali diventano mano a mano i due sempre più amici, finché riescono a mettere insieme le loro capacità, che mano a mano li farà diventare sempre più forti. Allora, parliamo adesso di qualche personaggio. Abbiamo, come abbiamo detto, Shōjin Hinata, che è il protagonista insieme a Tobio Kageyama. È molto basso, però ha questa grande ambizione di diventare sempre più forte, e grazie alle alzate di Tobio Kageyama, che appunto è l'alzatore, invece Shōjo è un centrale, anche se è basso, riuscirà a schiacciare e a battere il muro avversario. Poi abbiamo Daiki Sugawara, che invece è il capitano della squadra del Karasuno ed è uno schiacciatore laterale molto bravo che aiuta sempre la squadra. Poi abbiamo Asaya Tsumane, che nonostante il suo aspetto grande e imponente è molto timido e si fa prendere molto dalle emozioni. È l'asso della squadra ed è veramente forte. Non vi dico più altri personaggi, non voglio spoilerare più di tanto questo bello shonen. Vi consiglio di andarvelo a prendere e di andarvelo a leggere e vedere voi appunto i personaggi. La casa produttrice del manga è la Star Comics, che lo vende al prezzo di 4,30€. Io consiglio di leggere questo manga a chi vuole leggere uno shonen diverso dagli altri, tipo One Piece, Dragon Ball, dove abbiamo il protagonista che cresce sempre e combatte contro avversari sempre più forti. Questo è uno shonen diverso, divertente, bello, con bei disegni, quindi ve lo consiglio se volete avere una lettura diversa. Non lo consiglio solamente a chi è un appassionato di pallavolo, perché è molto semplice, non ci sono cose tecniche, comunque qualche cosa di più difficile, come dei nomi specifici, ve li spiega l'autore, quindi non è niente di complicato, lo consiglio anche a chi non sa niente di pallavolo. A differenza degli altri manga che parlano dello sport, questo è molto realistico. Infatti troviamo le partite, non sono, mettiamo come gli eventi dove un salto dura 8 ore, fanno colpi assurdi o comunque sono colpi individuali. Invece qua si parla di squadra, colpi realistici appunto, dove tutto è molto reale. Vi faccio vedere alcune copertine tanto per rendervi idea. Questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza. Vabbè, non me le faccio vedere tutte, sennò poi pochino non ve lo potete spoilerare. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Io vi lascio ai video che già abbiamo fatto, vi invito ad andare sulla nostra pagina Facebook e sul nostro blog, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!